Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Davide Mele, che mi chiede di parlare del film di Luis Buñuel nel periodo messicano, quindi 1962, L'angelo sterminatore. A parlare dell'angelo sterminatore è parlare di un film dove il nostro grandissimo Buñuel, attraverso appunto un'allegoria, una surrealità e a un certo punto una completa follia, mette in scena tutto il male della borghesia. Un bianco e nero a dir poco strepitoso. Questo è uno di quei classici film che andrebbero visti e rivisti, il capolavoro assoluto, uno dei migliori film di Luis Buñuel, a cui seguirà l'altro capolavoro, Il fascino iscritto alla borghesia. E qui praticamente la trama di un gruppo di persone benestanti che dopo una notte a teatro dopo una pista teatrale viene invitata a casa di uno, e che praticamente la mattina non riescono ad uscire, per un motivo o per l'altro non riescono ad uscire dalla casa, hanno fame, sono insaziabili, sono fuori di testa, e cominciano a succedere cose assurde all'interno di quello che è il sistema antinarrativo di Buñuel, che decide di non narrare più una storia, ma narrare in realtà un certo tipo di società, un certo tipo di pensiero, un certo tipo di idea. E lo fa con una crudeltà incredibile. È un film, in un certo senso, violentissimo. Buñuel dipinge un'umanità, quella di questa parte di ricchezza messicana, in maniera completamente devastante. Devastante sia per la messa in scena, appunto, di un Buñuel che riesce a tirare fuori, a livello tecnico, una mostruosità di film, a un livello di montaggio, a livello di recitazione, proprio a livello di filmico. E poi a livello narrativo stupisce per come incomincia ad andare sempre di più verso il surreale e il grottesco, senza mai perdere però la forza di un film che in qualche momento risulta essere addirittura comico nel suo essere così violentemente drammatico, in realtà, verso appunto il mondo. Dalla pista teatrale di Jorge Benjamin, scritto insieme a Luis Arcoriza, questo è un ennesimo manifesto del cinema surrealista politico del grandissimo Buñuel, per un film che mette da parte, ecco, diciamo, il proletariato. In quel senso scompaiono come nel nulla tutta la servitù da questo castello tra il maggiordomo, e di lì si parte sempre di più. Un film che rende queste persone prigioniere dei propri pensieri, prigioniere di loro stessi, e noi assistiamo a questa prigionia attraverso uno sguardo completamente rivolto verso ciò che appunto Buñuel ci trasforma di fronte a noi, dei personaggi che partono in un modo e piano piano diventano sempre altro, piangono sul loro destino, e la situazione più passa il tempo più diventa tragica, più diventa tesa, ecco, fra i personaggi, e anche quello che succederà sarà sempre più fuori di testa. Il film, quindi, che appunto distrugge l'alta borghesia attraverso il nonsense, attraverso il surrealismo, attraverso il grottesco, una commedia che inizia come tale, con loro che passano tutta la notte sul divano e poi non riescono più a uscire. Solo questo è geniale. E poi il perché, non viene quasi spiegato il perché, è perché sono loro. Come si può notare dalla scena, dove chiacchierano di cose di nessuna importanza, proprio nessun valore. Poi succede di tutto: una mano che va a giro sul pavimento, un cadavere dentro l'armadio, come ho detto, orsi che entrano un greggio di pecore che entrano di botto in questa stanza, in questa casa che rende tutti sempre più affamati, sempre più tesi, in una condizione di tensione che tira fuori in realtà tutto il grottesco che esiste proprio in una società fatta di classi. Quindi un film sul caos, sull'incomprensibilità, e come alcune convenzioni delle regole sociali dell'alta borghesia, in realtà messe di fronte a quello che è appunto questo colpo di assurdità, perdono ogni loro valore in realtà, e tutto diventa un gioco al massacro sempre più incredibile. Questo è un film da vedere, è irraccontabile, va visto un film del genere. È un film folle, delirante, dove il climax sale e scende continuamente, dove gli attori sono uno più bravo dell'altro, ma dove c'è una sceneggiatura formidabile, ma soprattutto una regia dell'altro mondo, e la forma e la sostanza si spostano sempre di più in questa completa, assoluta mancanza di logica nella costruzione narrativa dalla mattina in poi. E quindi, insomma, cosa vi posso dire? Per me è un capolavoro, è uno di quei classici film che adoro e che quindi consiglio a tutti di botto, nonostante magari non amate il surrealismo e tutto quello che cazzo vi pare. Questo è un film che fa parte di formazione, è un capolavoro assoluto, uno dei migliori film di Buñuel, quindi uno dei migliori film della storia del cinema. Guardatevi L'angelo sterminatore di Buñuel, che è un film assolutamente imperdibile, come praticamente tutta la filmografia del nostro grandissimo regista.